Semifinale di Serie D, qui oggi alle 18 in diretta dal torneo San Nazaro, si oppongono due superpotenze che hanno dominato questa Serie D, AEK contro Boyacá Chicó. Ma sta zitto, sto aspetta che inizia. Inizia la partita, un campione alla battuta subito in porta, De Chicco risponde presente subito. Poi allarga sulla sinistra, c'è la Vitucci, può puntare la avversaria, Vitucci taglia tutto il campo, vede ancora lungo, palla dentro, a cercare Panaghia, interviene campione, c'è però Vitucci, si allunga il pallone, ottima avanzata di Vitucci, la mette dentro, Panaghia! Vantaggio Boyacá, 1-0, Pierpaolo Panaghia su assist di Vitucci. Che spettacolo qui in fondo, Vitucci, poi c'è campione però, può ripartire l'AEK, 2 contro 1, campione se lo mangia, De Chicco esce benissimo. Si intende. I due. Capuano, la rimessa lunga a cercare campione, la controlla, ancora si rinnova il duello con Nardeo. Se ne va, campione in mezzo a due, campione col destro De Chicco, dice di no ancora una volta. Cercare lungo, sbaglia però De Chicco. Allora campione, campione, col destro! Successo campione! Un gol bellissimo di campione, 1-1. Solita classe, fermato però da un intervento ruvido di campione. Rossa. Lungo. Marasco interviene, recupera il possesso della sfera, attenzione, si rinnova un 1 contro 1, De Chicco campione, De Chicco lo vince ancora, campione! 2-1, Marasco, si ribalta la situazione. Della sorella, proprio ancora lui. Una volta, De Chicco non troppo perfetto in questa uscita. Che schifo De Chicco! 2-1. Poi Longo, Longo al centro a cercare Vitucci, ha molto spazio Vitucci, lo sfrutta alla fine in fondo, Vitucci, col destro Vitucci, Capuano! Ancora un'ottima risposta di Capuano. Longo, ha tanto spazio, Longo, Longo rientra sul sinistro, Vitucci, Vitucci, ce l'ha sul sinistro, ancora Vitucci, va fino in fondo Vitucci! Un euro gol di Federico Vitucci, ha saltato tutti, ed è 2-2, Boyacá Chicó, tutto da rifare per gli AEK. Ancora lui. Ma porca puttana, ma perché? Ho tolto il cesso. Ancora Panaghia dentro, Capuano, dice di no. C'è Capuano che respinge, poi Bladir, Vitucci. Ancora Vitucci col sinistro, la risolve lui, Federico Vitucci, ed è 3-2 in meno di 5 minuti. Si risperano. Sta accusando. Quando l'anno scorso giocavano in serie, bravo. Serie nostra. Bladir, ce l'ha sul sinistro! 4-2! La tifoseria contrariata. Bladir però vince il rimpallo, Bladir rientra sul destro, forse c'era fallo. Vantaggio per Panaghia! Sfortunatissimo ancora una volta Panaghia. La palla però in campo, Vitucci tenta qualcosa di improbabile. Poi riparte però palla. Ancora dentro, c'è il campione. Imbucata! Campione! La riapre lui! 4-3! Sempre solo! In queste, non sbaglia mai davanti alla porta. Tifoseria ritrova il morale. Qualche una luce di speranza comunque si accende per gli AEK. 4-3, si può ancora fare adesso. La palla rimane comunque in campo. C'è Marasco, interviene Longo. Ancora Longo, ha spazio davanti a sé. Carica il destro Longo. Poi Panaghia! Capuano ancora una volta.
dice di no e finisce qui il primo tempo. Risultato 4-3 per il Boyaca. Addio. Addio. Inizia il secondo tempo, parziale 4-3 Boyaca, lungo dalla battuta contro la schiena di Campione. Poi Muraggia, Marasco, Sombrero, Danni di Bladiere, palla dentro per Campione subito! 4-3, Campione! La puccia, gliel'ho detto. Non è la buccia di De Cicco. No, la puccia. Alla puccia. La puccia, come dice Cicco. La pari, puccia. Sì, 4-4. 4-4, partita bellissima. Marasco però dentro per Campione, Campione, la palla rimane lì. Campione di girata, De Cicco! Campione, vede il suo compagno di squadra Marasco col destro deviato. È lungo, riparte allora il Boyaca, si distendono. Radir dentro Di Tucci di girata. Sono 4-4, no? Parità assoluta tra per Campione grande, che però ancora sbaglia lungo. Campione, Campione! De Cicco salva tutto! Stacca in cielo. Mamma mia, panacchia. Per Vitucci, Vitucci, Vitucci! Fermato da Campione, perfetto il suo intervento. Campione da lontano! Un gol magnifico di Campione! De Cicco non se l'aspettava! De Cicco assolutamente nell'angolo. Non se l'aspettava, arriva adesso il rientro. No, devo fare io la telecamera. Devi rompere la minchia. Decide di servirlo. Attenzione! L'autogol! È gol di Vitucci. Ma che dici? La toccata è gol. E chi sei scemo? Sei venuto da pulito, intervento in lungo e fa partire anche Bladier sulla sinistra. Gabri. Allora Bladier punta l'area di rigore. Sì, ragazzi. Bladier col tacco. Vitucci! 6-5, ribaltone del Boyaca Cicco sull'asse Vitucci Bladier. 6-5. Tutto da rifare. Boyaca. Quindi per Campione e compagni. Panachia per Bladier. Gabri. Bladier. Bladier. Vitucci da 2 metri. Se lo pappa. Se lo pappa, non è da lui. Un bomber sinistro. Dai, Gabri, dai. Il campione, lancio lungo. Campione, 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 campione. Campione De Cicco. Se lo pappa. Ancora una volta si rinnova il duello. De Cicco campione. Lo sai che oggi ho avuto una notizia. Campione dentro ancora. Cercare il fratello. Campione, campione! Deviato il calcio d'angolo. Ti ho detto, lungo, punta l'area, lungo. Panachia, Capuano, la palla rimane lì, lungo. Capuano per Campione. Campione giù. Ancora Campione col sinistro. Mancino quello che bello che non avete nessuno. Poi c'è la che ah, no, no, che la che Panachia si gira e forse la chiude lui col destro. Panachia è arrivato finalmente il gol. Ma quanto stanno? 7-5. Marasco anche il fratello di Campione. Campione, no, chi è? Bombolo De Martino, il capitano. Il magico! Il capitano! Io festeggio perché secondo me questo non ha mai sentito una sorpresa. Raffi! Si ha spinto il vento! Merando, sei antisportivo, sei! Vitucci! Se lo ciuccio! Se lo fuccia! Lungo! Ritorna! Campione, Capuano, cercare Campione! Campione, Campione, Campione! De Cicco! Il riflesso! Salva ancora i Boyaca! Tutti in aria, che cazzo fa Capuano? Tutti in aria, la palla rimane lì! Calcio di rigore! Comunque, se io metterei uno in porta, poi non lo so. Sì, infatti. Attenzione, va, Capuano! Col destro! Capuano! Ce ne andiamo Capuano! Proprio noi! Adesso c'è addeo per Longo. Campione, Campione! E finisce qui, si andrà. Calcio di rigore! Daffi, li commento io. Per decidere come chi andrà in finale. Partono i calci di rigore. Panachia sarà il primo della lista per i Boyaca. Ottima partita di entrambe le squadre. Va Panachia con destro. Palo gol. Il rigore è perfetto. Adesso andrà Campione. De Cicco lo ipnotizza. Ed è vero, lo fa un po' di telecronaca. Lungo contro Capuano. Un chilo fischia.
Che rigore di Lonco, freddissimo. Sta più pieno d'ansia a lui che quelli che fanno tirano. Il pignolo De Cicco. Controcampione. Il gol. Vincenzo, gliel'ho pure detto, tiraglielo. Allora, addio adesso dal dischetto. Quano cerca di ipnotizzarlo e invece no, addio. Lo infila nell'angolino. Questo Marasco. Marasco contro De Cicco. De Cicco ancora. Se se ne hanno vinto. Perché? Se se ne hanno vinto, Francesco. Capuano contro Vitucci. Cerca di ipnotizzarlo. Il balletto di Capuano. Sapevo, l'avevo scritto. Capuano, adesso andrà di nuovo Bomber Capuano alla battuta. Se segna si continua, altrimenti andranno in finale e poi a Capuano, la grande rincorsa! E finisce qui. Cicco lo ipnotizza. E i Boia Cacico volano in finale. Il più brutto della storia. Andiamo dal migliore in campo. Eccoci con i Boia Cacico al gran completo. Dopo una semifinale molto sofferta, hanno conquistato la vittoria. Dunque approdano in finale. Andiamo a sentire le parole del capitano Gabriele Bladir. Innanzitutto bravi a tutti quanti, perché stavamo cercando, cioè, il nostro obiettivo dall'inizio è arrivare in finale. E comunque guardando la partita siamo stati abbastanza sfortunati, abbiamo avuto molte occasioni e siamo stati puniti quando non abbiamo difeso bene. Però fortunatamente Raffaele Erico lì ci ha salvato e quindi va bene così. Adesso vi aspetta la finale, chi sperate di trovare se non lo sapete già? Lo Skigos. Ok, allora in bocca al lupo ai Boiaca, ci vediamo in finale. Ciao.